Il Torino allunga in testa la classifica, vince 3-0 a Grosseto, al 12esimo fa tutto Antenucci che salta Narciso, poi prova con il sinistro, respinto sulla linea, Oduamadi segna il gol dell'1-0 nel primo tempo, poi il Toro soffre per tutta la partita, nel finale trova il gol del 2-0, lo segna Rolando Bianchi che torna al gol dopo 4 mesi e mezzo, al 47esimo della ripresa è 2-0 Toro. Due minuti più tardi, dunque al 95esimo, Antenucci solo contro Narciso, lo salta col pallonetto e segna il gol del 3-0. Vives, pallone verso Antenucci che è in posizione regolare, Antenucci in area, esce Narciso, tocca il pallone ancora Antenucci, Antenucci carica al sinistro e sulla linea, poi Oduomadi, c'è il gol del Toro. In vantaggio il Torino al 12esimo minuto del primo tempo. Nnamdi Oduamadi porta in vantaggio la squadra di Ventura, il primo vero break di questa partita, sul filo del fuorigioco Antenucci, bravo Narciso con l'uscita, Antenucci mantiene la calma, va alla conclusione, c'è il salvataggio sulla linea di Petras, ma non è sufficiente perché Oduamadi è lì in agguato. Tiene il possesso di palle, da una mano Surraco, scambiano bene i due, lo scatto di Surraco che ha spazio per avanzare, Bianchi e Oduamadi in mezzo, pallone dentro, Bianchi! E c'è il gol di Rolando Bianchi! Finisce un incubo per Rolando Bianchi che chiude la partita e chiude un periodo nerissimo, tutta la gioia di Rolando Bianchi che non segnava dal 15 ottobre scorso, ritrova il gol. Lascia a terra Alfageme, non protesta neanche, poi regola la posizione di Antenucci che mette giù, esce Narciso, lo salta Antenucci, Antenucci la porta è vuota, Antenucci e c'è il gol del 3-0, Antenucci, il gol anche di Mirko Antenucci che completa la festa granata, tutta la delusione di Narciso, del resto il Grosseto si era scoperto terribilmente.